Se hai bisogno di soldi, vuoi un'aggiunta dell'Axo o completi mudati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS, in descrizione trovate i gruppi anche per PlayStation. E adesso al nuovo video. Allora, ragazzi. Buongiorno. Allora, ho cambiato webcam perché veramente il video che ho fatto qualche giorno fa mi faceva vomitare anche a me. Questa fa vomitare, ma un po' meno, ragazzi. Quindi partiamo GTA 6. GTA 6, ma sta uscendo o ci stanno pigliando per il culo? Allora, ragazzi, è uscito un leak che a parer mio è una bufalazza, ma di quelle proprio così belle, succose, morbidose, quelle buone, perché non possono uscire così tanti dettagli, ma tantissimi, raga, cioè sembra veramente che il gioco deve uscire domani. Troppi dettagli, veramente esagerati. Vi lascerò in descrizione, se volete leggervi 400 passa pagine di questo leak che spiega in teoria GTA 6 nei minimi dettagli, regà, è una cosa proprio spropositata. Adesso vi faccio passare qua sotto alcune immagini, ragazzi. Allora, per esempio, iniziamo da questo. Saranno i personaggi che ci saranno nel gioco, di cui Nico Belli, che ragazzi, come ben sapete, ha litigato con Rockstar, quindi mi sembra un po' particolare che torni di nuovo a far parte del team e quindi essere presente nel gioco futuro che ci sarà. È una cosa un po' strana, una cosa un po' particolare. Come ben vedete, ci sono tutti i personaggi elencati, ragazzi, ma non è finita qua, cioè il gioco va nei minimi dettagli, ci dirà anche cosa noi possiamo assumere in quel gioco. Per esempio, le droghe, ragazzi. Allora, come voi ben sapete, nella nuova versione di GTA 5 Online hanno aggiunto i hanno aggiunto i transgender, ok, ragazzi? E questi personaggi non fanno male a nessuno, per carità. Hanno creato solo un po' di scompiglio nel gioco, quindi sono stati aboliti. E voi volete dirmi che in un ipotetico GTA 6 ti danno la possibilità di assumere LSD, funghi, antidepressivi, alcol, eccetera, 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 eccetera. Vi sembra una cosa normale? No. Allora, non è finita qua, regà, non è finita qua, perché sto leak è spropositato, ragazzi, è spropositato. Ma la cosa che io non capisco, la cosa che non capisco, voi non so se sapete, io mi baso su tante cose che dicono tanti youtuber e vado a leggere nei vari leak di Telegram, eccetera. Poi il mio cervellino tende di fare una mischia a mischia per capire quello che succederà, capite, ragazzi? Per capire dove vogliamo arrivare, dove Rockstar vuole arrivare. Allora, questo leak parla di un ipotetico GTA 6 che era sotto lavorazione, ok, ragazzi, ma col fatto del Covid, come ben sapete, Rockstar ha rallentato tutto, perché persone che sono andate via, persone che sono state male, persone che sono criccate purtroppo, persone che non ci sono più nei membri Rockstar. Come ben sapete voi, la Rockstar ha dei team, cioè non è che una persona sviluppa il gioco, no, ci sono tanti sviluppatori, tanti gruppetti, come si faceva a scuola, per esempio, chi fa le macchine, chi appunto fa le gare, chi appunto fa la struttura, eccetera, eccetera, ok? Questa cosa qua, questo problema, questa di questi ultimi anni del Covid ci ha un pochettino fottuto, diciamo, perché effettivamente per mancanza di personale hanno rallentato tutto, 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 ragazzi, è proprio anche per quello. Quindi, questo leak sarà vero? Sarà falso, ragazzi? Cosa ne pensate? Lasciate tutto nei commenti. Vi invito a leggervi alcune cose che sono scritte in questo leak, ragazzi, perché sembra che il gioco
deve uscire domani. Quindi preparatevi che troverete post ovunque online con l'uscita di GTA 6, ma secondo me non è altro che una bufala, ragazzi, perché prima del 2025 sono andato avanti, no. Prima del 2025, ragazzi, noi non vedremo una beata minchia. Ma non parlo di gioco, parlo di trailer. 2024, 2025, non vedremo niente. Vi spiego anche perché. Non possono far uscire un GTA 6, non possono uscire. Rockstar non potrebbe mai far uscire un gioco così dettagliato. Cioè, che ancora One non sanno cosa farci. Su serie X, quindi PS5, non sanno ancora come muoversi. È una cosa che non ha senso, capite, ragazzi? Su One chiuderanno i server. Ragazzi, non ho detto domani, perché ho visto anche nel video precedente che mi avete scritto in parecchi. Non domani, nel giro di 1-2 anni, ok? C'è gente che dice addirittura 4-5, ma io non sono d'accordo. Perché, ragazzi, non ha senso che mi fai uscire una nuova console, una nuova versione di gioco, ok, e mi continui a tenere aperto One e PS4. Se ci ragionate un pochettino, l'hanno fatto una volta l'errore, sono durati 9 anni i server di 360, ragazzi, e in tutto quel periodo sono entrati i modder, si facevano account, bla 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 bla. Ma secondo voi Rockstar adesso rifà lo stesso errore? Lascia i server aperti? Fa rivenire modder? Perché, ragazzi, secondo voi, dal momento che noi passeremo tutti su next gen PS4 eccetera e Xbox One, non si troverà un modo per installare un mod menu, visto che sarà molto meno controllato e non aggiorneranno più? Io penso proprio che qualcosa succederà, è quello il fatto. Quindi tenteranno di togliere il prima possibile i server per portare di forza tutti quanti, porca troia al microfono, tutti di forza tutti quanti su next gen. Quindi, regà, bada bam, se volete essere aggiornati sui miglior glitch di GTA 5 online, noi siamo di Xbox, portiamo glitch anche per PS, collaboriamo con tanti gruppi di play, ragazzi. Iscrivetevi al mio gruppo, iscrivetevi nei gruppi di Telegram se giocate da Xbox, e sbada bam, regà, alla prossima cazzata. Bella.